Che bomba! Che bomba, ragazzi! Ero lì di là che mi mangiavo la mia bella pizza e bam! Boom! Non si può definire fulmine a ciel sereno, per forza di cose, perché comunque ne avevamo già parlato in queste ore. Lo abbiamo visto, anzi vi invito a recuperare soprattutto l'ultimo video dove vi raccontavo un po' la mia personale opinione, è dove quasi andavamo in questa direzione, ma quasi, perché si parlava anche di un Bonucci con l'ingaggio dimezzato e vi spiegavo perché secondo me oggi era venuta fuori quella informazione. Vi lascio il video su nelle schede se ancora non l'avete visto. Però da qui ad arrivare a mettere fuori rosa Leonardo Bonucci, ce ne passa. Ieri si parlava di Juventus che aveva comunicato a Bonucci che non sarebbe più stato titolare, e ieri ci eravamo fatti una grossa risata, vabbè, c'era bisogno di dirglielo, ma fuori rosa è pesante. Lunedì Bonucci tornerà dalle vacanze e si allenerà a parte. La Juventus da questa sera ha un nuovo capitano, che è Danilo. Da oggi Bonucci non è più un calciatore della prima squadra Juventus, rimane un tesserato della Juventus, ma è un corpo a parte, completamente distaccato da quelle che saranno le scelte dell'allenatore. Poi leggevo, mi pare Cronaca di Spogliatoio, che scriveva addirittura Manna e Giuntoli sarebbero andati da Bonucci, che in questo momento, da quanto ho capito, si trova in vacanza in Toscana, a comunicargli appunto che non fa più parte del progetto tecnico della Juventus, che è stata una decisione dell'allenatore condivisa dalla società, dall'area sport. Bonucci comunque si presenterà lunedì a Torino e proverà a ricucire questo rapporto che si è creato con la Juventus società e con la Juventus allenatore. Pesante, ragazzi, davvero pesante, ma non aspettiamoci che sia una cosa nata oggi, perché già 2-3 settimane fa, addirittura prima di giocare la finale di YouTuber League con la Lazio, quando ero andato a fare i provini per il canale di Steve, e a proposito è uscito appunto il video dei miei provini sul canale di Steve, se volete farvi quattro risate con uno veramente scarso a giocare a pallone, ci sono io che vi faccio vedere cose che voi umani non avete mai visto nella vostra vita, vi ho lasciato il video nella sezione community. Però già lì, mentre eravamo a cena, io col Pogobbo, avevamo visto quella storia di Bonucci con Juventus punto. E vuol dire che già lì qualcosa si era mosso. Poi, da qui a metter fuori rosa quello che è ufficialmente il capitano della Juventus, qualcosa di grosso deve essere accaduto, qualcosa di pesante. Ora, io provo un'illazione clamorosa. Ma prima di dirvela voglio fare una riflessione. Per quanto io sia comunque convinto che Bonucci non aveva più futuro la Juventus, se lo sapete, ne abbiamo già parlato mille volte, c'era da fare un passo oltre Bonucci, tutto quello che volete, però non trovo giusto dal punto di vista morale questo epilogo. Non trovo giusto, perché probabilmente una storia come quella tra Bonucci e la Juventus doveva, ma soprattutto poteva, finire in un modo diverso. Umanamente mi dispiace per questo epilogo, perché questo non è un epilogo, secondo me, corretto, non è un epilogo giusto, quindi mi dispiace molto. Poi i motivi dietro questa scelta non li so, ripeto, io una mia idea ce l'ho e adesso ve la voglio illustrare, però mi dispiace tanto che sia finita così. Oggi vi parlavo comunque del mio rapporto degenerato dal fatto che era andato al Milan, di tante scelte, però Bonucci, vuoi o non vuoi, non ci puoi fare niente, è parte della storia della Juventus. Quindi io credo che la decisione di stasera sia un vero e proprio shock, non lo so, senza precedenti, non ne ho idea, perché penso, che ne so, a Del Piero, che ha avuto comunque un addio burrascoso, però banalmente è andato in scadenza di contratto, non gliel'ha rinnovato. Però mettere fuori rosa un giocatore come Bonucci, che ti ha permesso di fare tante cose, non lo trovo logico. E secondo me, ora arriva l'illazione, Bonucci ha pagato una sorta di colpo di stato. Secondo me c'è stato un ammutinamento generale della Juventus al termine della passata stagione e Bonucci è stato individuato come un po' il leader
leader figurato. Vi spiego. Ritorniamo un po' indietro. Ritorniamo a un mese e mezzo fa, quando la Juventus usciva contro il Siviglia in semifinale di Europa League. Pensate alle parole di Danilo, che difendeva i giovani. Pensate alle parole di Szczęsny, che difendeva il DNA Juve. Pensate alle parole di Bonucci. Bonucci non ci va giù tranquillo. Bonucci usa delle parole di un certo tipo nei confronti di quella che è stata la gestione dell'annata da parte di Massimiliano Allegri. Quindi io un po' la vedo così. Io un po' la vedo così. Credo che non sia stata gestita bene questa situazione. Credo che Bonucci si sia fatto carico un pochettino di quello che era l'umore dello spogliatoio e che sia finita in questo modo. Quindi, ripeto, è un'illazione. Non so se è così oppure no. Però questa è un po' la mia idea. Lo scopriremo forse tra 5-10 anni sulla biografia di Bonucci? Non lo so. Però credo che sia stato un epilogo brutto. Brutto per quello che comunque è stato Bonucci per la Juventus e la Juventus per Bonucci. Mi dispiace tanto, anche se, ripeto, dal punto di vista sportivo è giustissimo salutarsi. Però ci si poteva salutare in maniera meno dura. Forse la Juventus ha messo, perché poi, ripeto, non lo sappiamo, magari la Juventus questa cosa Bonucci le aveva detto, ha detto o così, e lui ha detto così, pur di rimanere. Ora io qua alzo le mani, perché nel caso vuol dire che Bonucci se l'è andata a cercare. Magari la Juventus gli ha dato queste due opzioni e lui ha scelto per questo. Però mi dispiace. E questo trattamento di non allenarsi con i giocatori della prima squadra verrà riservato anche a McKenny, a Artur, a tutti i giocatori che sono considerati fuori dal progetto tecnico. Ecco, questa cosa mi fa piacere, perché significa che comunque la Juventus ha iniziato a strutturarsi in maniera differente sul piano sportivo rispetto a quello che è sempre stato negli ultimi anni. Ci sono dei giocatori che non servono bene, sono sul mercato. Trattate, iniziate a mettervi nell'idea che alla Juventus non c'è spazio, non c'è posto, e quindi se arrivano offerte da altre squadre potete andare. Credo che questo sia giusto, a costo di rimetterci qualche milione, ma risolvere queste problematiche spinose in questa sessione di mercato, perché sennò è un effetto yo-yo che si trascina da troppo tempo. Ne parlavo qualche giorno fa in un video di richieste che facevo a Giuntoli. Quindi se dal lato di Bonucci, proprio perché è stato tanti anni a Juve, il simbolo della Juve, mi dispiace, però la gestione di questi giocatori che non rientrano più nei piani della Juventus o dell'allenatore della Juventus, questo è un bel sospiro, quindi bene così. Attenzione, perché mentre registravo il video, con un occhio sull'altro schermo e con un occhio sul telefono, mi sono arrivate le notifiche. Leggo il tweet di Romeo Agresti. Comunicato ufficiale della Juventus sul tema Superlega. Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto progetto, pur rammendandosi che ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti, è richiesto il primo consenso di Real Madrid, Barcellona e di tutti gli altri club coinvolti nel progetto Superlega. Attenzione! Ma che serata è? La Juventus che esce ufficialmente dalla Superlega, sapevamo che c'era qualcosina che, ma non avevamo ancora avuto una conferma definitiva, ora ce l'abbiamo, e il capitano della Juve che viene messo fuori rosa. Credo che ci ricorderemo a lungo questo 13 luglio 2023, questa serata del 13 luglio 2023, perché credo che quella di stasera sia veramente un taglio netto rispetto a quello che è stato il passato della Juventus dal punto di vista politico, quindi con il peso della Superlega, di decisioni che erano state prese dall'ex presidente Andrea Agnelli, e dal punto di vista sportivo con la nuova gestione di Giuntoli. Quindi oggi, se vogliamo, ragazzi, oggi nasce una nuova Juventus, una nuova Juventus che dal punto di vista globale si mette al pari di quegli altri club che erano già usciti dalla Superlega, cerca tra virgolette di far pace con la UEFA, e magari proprio da qui nasce l'esclusione dalla Conference. Ovviamente sono tutte congetture che mi vengono sul momento, ma il tempo è stato questo, quindi Juve che magari non era contenta di fare la Conference, UEFA che comunque voleva punire la Juve,
aveva l'obiettivo di far uscire la Superlega, ci mettiamo d'accordo, esco dalla Superlega, la Conference non la faccio, dall'anno prossimo se torno in Champions ci gioco, tra l'altro la Champions ha il nuovo formato proprio da partire dal 2024 e quindi aspettiamoci, se questa lettura dovesse essere corretta, che mi sembra anche abbastanza banale e scontata, però aspettiamoci anche un comunicato UEFA con l'esclusione della Juve dalla Conference. Dovesse uscire da qui a breve, avremo la conferma di questa cosa qua. E dal punto di vista sportivo, gestionale dei calciatori, attenzione, attenzione, perché se anche uno come Bonucci, che ha uno status, un nome, una storia importante con la Juve, viene messo fuori rosa, qualsiasi giocatore in questo momento può considerarsi in pericolo. E vediamo, vediamo anche Alexandro, ragazzi, perché è un altro di quelli che probabilmente la Juventus sta cercando di sistemare in qualche modo. Si parlava anche di rescissione consensuale o con magari una buona uscita. Attenzione che oggi, da oggi c'è una nuova Juve, nasce la nuova Juve senza Bonucci.